Lunedì 12 maggio, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa nazionale. In clausura il titolo della Gazzetta dello Sport, in clausura perché dal 18 maggio, se le squadre vorranno riprendere e pare che si possa rifare gli allenamenti di gruppo, i giocatori dovranno stare in clausura. Tutto il gruppo dovrà restare in ritiro. Le condizioni poste dal ministro dello Sport, l'ineffabile Ministro dello Sport Spadafora, che è fuga dalla responsabilità di qualunque tipo di decisione, non ha detto di no, ma ha posto delle condizioni, a mio avviso, impossibili dall'essere realizzate. Non questa della clausura, che pure vede i giocatori non proprio d'accordissimo, ma le vedremo poi nella pagina specifica della Gazzetta dello Sport. Vediamo cosa dice proprio la Gazzetta dello Sport in una bolla. Sono le squadre che dovrebbero essere messe in una bolla a protezione, ripresa avanti piano, protocollo da rifare, squadre in ritiri blindati. E poi via libera ufficiale, ma ai club non basta, linea dura con le TV. E qui si parla di soldi, le società di calcio vorrebbero non pagare per intero i propri calciatori, tanto è vero che li hanno convocati in questo momento per allenamenti facoltativi, per poter dire in un secondo momento eventualmente che i giocatori non hanno lavorato neanche in questo periodo, quindi si va a ridurre loro lo stipendio, però dalle TV libere tutti i soldi. Ovviamente Sky, DAZN e le altre aziende interessate non ci sentono da questo ritmo, anche se si dovesse finire tutto il campionato normalmente, come numero di partite ci potrebbero essere dei problemi. Comunque, questa è una storia che finirà sicuramente in tribunale. Ed eccoci a quello che dicevamo prima. Quali sono i quattro punti fondamentali? Abbiamo detto ritiro in clausura e questo ci può anche stare, anche se il ritiro dovrebbe, non si sa bene per quanto tempo, che un ritiro di 15 giorni in questa prima fase i giocatori potrebbero anche accettare, ma si parla di tenere il ritiro fino alla fine del campionato tutte le squadre perché altrimenti non si può giocare e questa mi sembra francamente una cosa irrealizzabile. La seconda condizione è che i tamponi a cui i giocatori vanno sottoposti non devono essere presi dal sistema sanitario nazionale per non toglierne a chi ne ha bisogno. Mi sembra una cosa folle, farneticante. Se fanno 30.000 tamponi al giorno, 40.000 in Italia, quello che è una pretesa del genere mi sembra ridicolo, perché questo poi a questo punto dovrebbe valere per tutte le aziende che sottoporranno giustamente i loro dipendenti ai tamponi. Comunque questa è una cosa abbastanza populistica, le società non avrebbero problemi a pagarli, però insomma, se fanno i tamponi i giocatori, sia pure in strutture private, in ogni caso sono dei tamponi che vengono tolti agli altri. Quindi mi sembra veramente una stupidaggine da parte del ministro o di qualche scienziato che gliela suggerita. Ma sin qui siamo ancora nella storia del fattibile. La storia che secondo me è impossibile è quella che nel caso di un solo positivo contagiato in una squadra, la squadra non sono solo i giocatori, ma diciamo che mediamente una squadra tra allenatori, preparatori, tutti i vari addetti, magazzinieri, massaggiatori, e cioè sono una cinquantina di persone, forse anche di più. Si è calcolato che questo ritiro dovrebbe, sono interessati circa 1.500 persone, basta un solo contagiato in una squadra per mandare tutti in quarantena, quindi chiaramente salterebbe tutto. E considerare di qui in avanti su 1.500 persone, per quanto il ritmo del contagio si sia ridotto, il fatto che non ci siano contagi mi sembra abbastanza improponibile. L'altra cosa poi è addirittura farneticante, cioè uno dei punti previsti al protocollo è che i medici delle squadre si accollano a titolo personale la responsabilità di quello che succede ai giocatori. Ritengo che non ci sarà nessun medico sociale disposto a fare una cosa del genere. Ma sembra veramente una cosa fuori dalla grazia di Dio. A questo punto, se queste sono le condizioni, cioè che con un positivo una squadra va in quarantena e che deve essere il medico ad accogliere, ad assumersi le responsabilità, io credo che a questo punto è come dire, non si riprenderà mai a giocare e non si riprenderà mai nessun tipo di attività, perché a questo punto questo vale per tutto. Perché il ministro della cultura Franceschini giustamente vuole riaprire i teatri, perlomeno quelli all'aperto, e mi sembra una cosa giusta, ma è chiaro poi chi si accolla alla responsabilità? Tutti quelli che vanno dovranno fare il tampone, quanto tempo prima? Cioè, ragazzi, il virus ci sta e bisogna convivere,
è finita il momento terribile, è finito il momento in cui si finiva in terapia intensiva e molti finivano al cimitero. Adesso, se si pensa di poter riprendere, si deve riprendere senza mettere decisioni che poi non sono altro, senza mettere dei paletti che non sono altro che un sistema come un altro per chiudere il tutto. E quindi andiamo avanti. Vediamo qua, in Europa si muove, c'è il sì di Johnson per la Premier, ma la prima a partire sarà la Germania, credo sabato. Non so quale sarà la partita, la vedremo tutti, perché dopo 3 mesi senza partite di calcio e senza neanche una partita di curling allora in televisione, chi vive di sport non ce la fa più, e quindi qualunque sarà la partita ce la vedremo, in attesa poi di poter vedere le partite di tutti gli altri sport, ognuno seguendo le proprie cose. Però la prima partita sarà vista da tutti, secondo me ci sarà un picco di Auditel straordinario. Andiamo avanti, Corriere dello Sport, via libera a metà, allenamenti collettivi dal 18 maggio, ma un contagiato potrebbe fermare la squadra, quindi sostanzialmente il campionato. Mi sembra una follia. E poi la chiamano apertura, un positivo e ci si ferma. La linea del Corriere dello Sport è molto decisa, molto dura. Ha assunto una posizione molto critica nei confronti del ministro dello Sport. Secondo me ha ragione il Corriere dello Sport in questa cosa. Dunque, la FIGC è soddisfatta, parole d'ordine avanti, vediamo quello che succede. Teatro e lirica con il pubblico, stessa musica per gli stadi. Il teatro e lirico, ovviamente, se dovessero riaprire, sarà per aprirle al pubblico, che non ha senso una rappresentazione teatrale senza spettatori. E non si vede perché all'Arena di Verona potrebbero andare X spettatori, non si sa quanti, a seguire dagli spalti, e perché non lo stesso sul calcio. Comunque, vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Con questo abbiamo finito, l'appuntamento è per domani.